Ciao ragazze, eccoci pronte per una nuova ricetta. Mi spiace un po' questa voce, come dire, un po' da cavernicola, ma mi sono presa un raffreddore, quindi sono un po' tutta tappata. Allora, adesso vi presenterò la prima di tre ricette che ci insegneranno come preparare una maschera per il viso. Due saranno idratanti e una sarà astringente. La prima maschera è una maschera idratante per il viso che ha come ingrediente principale l'avocado che verrà mescolato con l'olio di mandorle dolci. Questa maschera è una maschera molto nutriente e quindi adatta a quelle persone che hanno una pelle secchissima e molto sensibile. Vedrete che sarà semplicissima da preparare, ci vorranno proprio pochi minuti e vi lascerà una pelle molto molto idratata e vedrete che ne sarete proprio contente. Questi sono gli ingredienti che ci servono per preparare la maschera idratante all'avocado. Gli ingredienti sono quelli qui: metà avocado ben maturo e l'olio di mandorle dolci, ne utilizzerò un cucchiaio. Col frullatore immersione andrò a frullare l'avocado, poi aggiungerò un cucchiaio di olio di mandorle dolci e frullerò ancora fino ad ottenere un composto perfettamente omogeneo. Ecco ragazze, vedete che bella? Per farla ci ho messo veramente, ma non poco, pochissimo. Una volta preparata, l'applicate sul viso evitando bocca e occhi. La lasciate agire per una quindicina di minuti, dopodiché sciacquate con acqua fresca e poi tamponate delicatamente la pelle con una salvetta da bagno. Eccoci qui, spero che questa ricetta così veloce e pratica vi sia piaciuta. Preparatela, mettetela in pratica e poi fatemi sapere come vi siete trovate, se vi è piaciuta. E mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale così sarete sempre aggiornati sulle ultime novità. Ciao ciao a tutti e buona giornata!